Quando ti accorgi di avere paura? Molti di noi direbbero di avere avuto paura solo in situazioni drammatiche, per il ringhio improvviso di un cane, per uno stridere di freni in autostrada, negli attimi immediatamente precedenti a un'importante presentazione. Ma la paura, in un certo senso, è con noi ogni giorno. La nostra anima può essere immortale, ma noi siamo anche esseri fisici che possono soffrire, restare feriti, morire, provare imbarazzo, fallire, vergognarsi o sentirsi rifiutati. Di conseguenza, la paura originaria rode le fondamenta di ogni nostro sforzo. La paura non è solo il tuo nemico, è anche guida e consigliere. È naturale e persino giusto, addirittura un segno di equilibrio mentale, lasciare che la paura ti guidi nelle situazioni fisicamente pericolose, in cui a causa di una disattenzione potresti restare ferito o morire. I momenti di rischio fisico sono piuttosto rari. Le più importanti battaglie con la paura non si combattono all'esterno, stanno in agguato dentro di te, nelle caverne dell'inconscio, nell'arena della sopravvivenza psicologica e delle immagini oscure, dove la paura indossa le maschere ingannevoli dell'incertezza, dell'insicurezza, della mancanza di fiducia, della timidezza, dell'inibizione. E in poche parole, della riluttanza a far valere, a esprimere e addirittura ad essere te stesso. Qualsiasi forma assuma la paura, la tua volontà di affrontarla onestamente determinerà il destino nel regno superiore del potenziale umano. Il modo più efficace per affrontare le paure, tuttavia, consiste nell'agire. La paura può esserti amica o nemica, dipende se ne diventi schiavo o padrone. La paura è un meraviglioso servitore, ma un padrone terribile. Come il dolore, può metterti in guardia e consigliarti, ma può anche offuscare o limitare la tua vita. La paura si manifesta con molti travestimenti, quali "non mi interessa farlo" o "perché preoccuparsi" oppure "non posso". Affronta la paura ogni giorno, la paura del fallimento, del rifiuto, addirittura il timore di essere te stesso. Le tue paure non sono muri, ma ostacoli. Il coraggio non è l'assenza della paura, ma la sua sconfitta.